Уважают, можно так сказать. Уважают, да. Хорошо. Я уважаю. Questa è la terza statua di Stalin che andiamo a vedere quest'oggi. Facciamo. Русский солдат Сталин. Questo è Joseph Stalin, una delle figure più controverse della storia, politico e rivoluzionario sovietico, famoso principalmente per il suo ruolo nella Seconda Guerra Mondiale e per essere stato a capo di un regime totalitario che reprimeva con forza qualsiasi dissidenza interna. Secondo il dominio pubblico, il nome di battesimo di Joseph Stalin era in realtà Beppe Stalin e numerosi cronisti storici collocano il suo luogo di nascita sui colli Euganei, in un luogo non ben precisato, fra Piove di Sacco e Bassano sul Grappa. Ma la verità, di cui veramente poche persone sono a conoscenza, è che il vero nome di Stalin era Iosif Vissarionovich Giugashvili, un nome di chiara origine georgiana. Infatti, Stalin non era originario della campagna veneta più profonda, bensì nacque il 6 dicembre del 1978 nella città di Gori, nella Georgia centrale, in quella parte del Caucaso che ai tempi faceva parte dell'impero russo. Di recente mi è raggiunta voce che la città natale di Stalin, casa al giorno d'oggi di circa 45.000 abitanti, fosse una città un po' particolare, dove la gente del luogo è in realtà molto orgogliosa della rilevanza storica della città e considera un vanto il fatto di essere concittadini di una delle figure che più viene studiata e discussa sui libri di scuola. Visto che qualche settimana fa mi trovavo nella capitale georgiana Tbilisi in occasione dell'86esima edizione dei campionati mondiali di esplorazione del decadentismo post-sovietico, avevo deciso di partire in missione proprio per la città natale di Stalin, per Gori. Un cordiale saluto dal luogo più confusionario di tutta Tbilisi. Wow, sembra di essere in Azerbaijan. Invece siamo in Georgia, siamo nella capitale della Georgia e siamo qui alla stazione... Gamarciova! Siamo qui alla stazione dei bus perché è proprio da qui che dobbiamo trovare il nostro bus per andare... Gori! Oh, we're going to Gori. Skolka stoi? Siemlari, ok. Il nostro piano è proprio partire da qui per andare verso Gori, la città natale di Beppe Stalin. Per realizzare un documentario di successo che mi avrebbe consentito di generare un adeguato livello di intrattenimento in milioni e milioni di case italiane, avrei dovuto pormi un obiettivo specifico, una missione durante lo svolgimento della quale avrei potuto investigare al meglio il rapporto che sussiste fra gli abitanti di Gori e Stalin. Ebbene, a Gori mi avevano detto che si trovassero tuttora delle statue ritraenti Stalin e decisi di avere come mio obiettivo quello di trovare la statua principale, che sarebbe stata anche la statua di Stalin più grande al mondo. Questa era la statua che ai tempi si erigeva sulla piazza principale della città, ma che era stata poi rimossa nella prima decade del terzo millennio e spostata in un luogo non ben precisato. Nel frattempo, prima di assicurarci un posto per la prima marciutta per Gori, facciamo un attimo un giro qui per la stazione dei bus perché Gori. Taxi. Tuda? Ok, taxi, marciutka, trilari, a cacciù, a platite. Ok, Maldova, spasiva, ok. Questi gentiluomini ci stanno già consigliando la via per la marciutka. Oh, wow, che casino. Abbiamo già trovato dei gentiluomini che ci stanno consigliando la via per Gori, fantastico. Ma quello che voglio fare prima è fare una cosa che mi piace tanto fare in queste stazioni dei bus di... Oh mamma mia, quanto grida la gente, vero? Quello che voglio fare è vedere un po' le destinazioni dove è possibile viaggiare partendo da qui, dalla stazione... Ehi! Hey. I'm very, very sorry. It's alright. Are you YouTuber? More or less, yeah. More or less, but okay, are you travel blogger? Yeah. What are you filming here? Yeah, I'm filming here because I want to go to Gori. In uno dei colpi di scena più incredibili nella storia dei colpi di scena mi si avvicinò dunque questo ragazzo che mi sembrava essere un po' spaesato alla stazione dei bus di Tbilisi e mi confessò di essere russo. I'm from Russia, I'm from Tomsk. Oh, Tomsk, yeah,
In quel momento pensai che non mi sarebbe dispiaciuto avere una spalla per una missione segreta verso la città natale di Stalin. E quale spalla migliore per una missione del genere di un russo? Хочешь поехать со мной в горы? Where? Gori? Gori, это где Сталин родился, хорошо? Sure, of course! Ok, raga, a quanto pare abbiamo trovato pure un compagno di viaggio per la nostra missione verso Gori. Как тебя зовут? My name is Artyom. Artyom, Davide, очень приятно. Wow, fantastico! Allora, Artyom, secondo quei gentiluomini che abbiamo appena incontrato, la via per le marciutche per Gori dovrebbe essere per di qua. Artyom, я думаю, что нам надо сюда. Artyom, куда ты? Да, Артём, два до Гори. 10? Oh, wow. Il prezzo è aumentato. Ho letto su internet che un biglietto per Gori veniva 3 e invece per due biglietti adesso dobbiamo pagare 10. Wow. Che inflazione. А когда, когда отправление? 15 minuti, хорошо. Мадлоба. Мадлоба. Sebbene l'obiettivo finale per questa missione fosse alquanto specifico, la città di Gori offre una serie di particolarità che sarebbero esulate dal traguardo finale per questo video, per cui la nostra curiosità era così tanto alle stelle da rischiare di scontrarsi con gli Starlink di Elon Musk. Il tragitto in marciutka da Tbilisi a Gori, in quanto a durata, non sarebbe stato nemmeno lontanamente paragonabile ad altre missioni in marciutka che abbiamo già intrapreso in questo canale. Per dare un'idea ai miei cordiali telespettatori, per arrivare da Tbilisi a Gori in marciutka ci si impiega allo stesso tempo che occorre per andare da Sant'Egidio del Monte Albino a Castellammare di Stabia. E così sono le ore 12 e 11 minuti e sta proseguendo, wow, sta proseguendo il nostro viaggio per l'autostrada georgiana, come vedete qua. Devo dire che è una giornata fantastica per andare a caccia di adoratori di Stalin nella sua città natale, perché c'è un sole fantastico che bacia la Georgia in questo momento e non fa neanche troppo caldo, e soprattutto abbiamo trovato il nostro compagno di viaggio Artyom, che tra l'altro ha appena scoperto che pure lui in realtà è uno youtuber amatoriale e ha intenzione di fare qualche video una volta arrivato a Gori. Так что ты сказал, что ты тоже будешь снимать? Я думаю, я даже не буду снимать видос, а просто помогу тебе рассказать про... Ну, хорошо, помогай. Я не против. Abbiamo trovato un assistente per le riprese una volta che arriviamo a Gori. Wow. А что ты хочешь сделать в Гори? У тебя есть какие-то ожидания или как-то? Да, знаешь, я хочу посетить музей Сталина. Я слышал, что там такие экскурсоводы, которые очень любят Сталина. Я хочу узнать, почему они любят Сталина. За что? Вот, что заставляет человека, ну, восхищаться этим человеком? Да, questo l'ho letto anch'io. Я тоже читал это. Questo l'ho letto anch'io, che a quanto pare, come vi dicevo, a Gori dovrebbe proprio esserci qualcuno che Stalin ancora lo idolatra, specialmente fra i curatori del museo civico dedicato a Stalin nel centro città, che probabilmente sarà una delle prime tappe che andremo a vedere una volta arrivati a Gori. Madloba! Siamo arrivati a Gori! Benvenuti! Allora, qui a Gori siamo atterrati alla stazione dei bus, che coincide con la stazione dei treni. E questa è la stazione dei treni di Gori. Io mi chiedo come mai ogni singola stazione dei treni in Georgia sembri abbandonata. Comunque voglio soffermarmi un altro minuto in questa stazione prima di cominciare a chiedere ai locals come possiamo andare a trovare la statua più grande di Stalin in tutto il mondo, perché a quanto ho letto su internet ci dovrebbe essere qualcosa di interessante già qui alla stazione. Allora, proviamo un attimo ad entrare e vedere se entrando andiamo a trovare quello che sto cercando qui dentro la stazione dei treni di Gori, che all'interno sembra alquanto moderna. Allora, quanto ho letto su internet, devo andare a trovare la sala d'attesa, che sembra non essere da questa parte, perché questa è vuota, mentre ecco, raga, dall'altra parte c'è proprio quello che volevo mostrarvi. 3, 2, 1. La statua.
statua di Stalin della sala d'attesa della stazione di Gori. Quindi dovete immaginare che ai tempi dell'Unione Sovietica questa sala d'attesa era aperta al pubblico, al contrario dei giorni nostri dove, come potete vedere, c'è scritto "For strangers entry is prohibited", quindi questa porta è sicuramente chiusa. Quando nelle mie missioni mi trovo davanti un portone sbarrato, ho un set di regole da seguire ben preciso. Se provo a tirare la maniglia e la porta si apre, ci entro. Ma se provo a tirare la maniglia e la porta è chiusa, allora chiedo informazioni alla prima babushka che incontro per sapere dove posso reperire uno strumento metallico atto ad azionare serrature o dispositivi di bloccaggio, conosciuto in gergo tecnico come chiave. E pamnik pasmatret vabshe nikak, da, nyazya? Можно спросить? La gentile babushka, addetta alla biglietteria, ha provato a chiedere per conto mio alla guardia giurata della stazione se era possibile accedere alla sala d'attesa. Del resto, con il fatto che di treni passeggeri a Gori ne passano due al giorno, non è che avesse molto da fare a parte stare su TikTok per l'intera durata del suo turno. Ma nonostante tutti i nostri sforzi, la risposta sarebbe stata per il momento negativa. Turisti itali? No? No. Ok, spasiva. Ma dove va? Ho provato a chiedere se potevano farmici entrare nella sala d'attesa qui e ho provato a chiedere se potevano fare un'eccezione per me, però alla fine nulla da fare. Ma quando parto in missione per le desolate terre post-sovietiche, riecheggiano sempre nella mia mente le parole di un noto filosofo del XX secolo, che parlava di come potesse accettare di non riuscirci, ma non potesse accettare di non provarci. Ed ebbi l'occasione di applicare queste parole in un contesto pratico quando mi accorsi che c'era un altro brav'uomo che sembrava vagare fra le banchine deserte della stazione. Turisti itali, можно посмотреть, я краник вообще сказал. А почему вы думаете, что можно? Просто хотел фотографировать. Ну, все равно. Попробуй, попробуй. Жену положите, боже девиз. Ну, попробуй. Я не обещаю. Но вы знакомы с экраном? А, хорошо. E udite udite, il mio persistere non fu vano, in quanto, grazie all'aiuto di questo gentile signore, ma soprattutto grazie a un po' di florida, sana corruzione, il guardiano della stazione acconsentì a darci le chiavi della sala d'attesa. A quanto pare il guardiano ha cambiato idea e in cambio di 5 lari mi farà entrare a fare delle foto dentro la sala d'attesa. Wow! Wow, è incredibile che 5 lari più tardi siamo potuti entrare qui nella sala d'attesa per vedere così da vicino la statua di Stalin. Scommetto che voi non avevate mai visto così da vicino una statua di Stalin, vero? Quindi la gente, fino a qualche anno fa, faceva esattamente così, quello che vi ho descritto in precedenza. Si sedeva qui, o meglio, si sedeva da questa parte, perché sicuramente non si sedeva in controluce, e così aspettava il proprio treno qua dietro e attendeva il proprio treno con Stalin che li guardava con quest'aria minacciosa. Wow. А ты думаешь, что в России тоже были такие памятники во время, не знаю, Советского Союза? Даже, наверное, до Хрущева? Дэвид, я тебе скажу больше. Памятники Сталину есть в России до сих пор в некоторых городах и открываются новые. Реально? Реально. Вау, боже. Например, в набережных Челнах недавно открыли. Реально? Реально. Это рядом с твоим домом. Вау. Да. Quando mi laureai a pieni voti presso l'Università degli Studi di Trieste, la mia prof di russo sperava che diventassi un interprete rinomato, richiesto dalle principali istituzioni europee più di prestigio. E invece, qualche anno più tardi, mi ritrovo ad usare le mie skills di russo per corrompere un guardiano di una stazione dei treni semideserta nelle campagne georgiane per fare dei book fotografici con sullo sfondo una statua delle figure più controverse del XX secolo. In seguito, una volta dato al guardiano della stazione dei treni di Gori quel che è del guardiano della stazione dei treni di Gori, ricevetti anche una proposta indecente. Oh, capite Pit? Gde? Ah, io sto qua. Il tizio ci sta pure offrendo da bere. Vesti ciò scatizia? S nami? Nada kupit ili u vas jest? A, da. U vas jest? Čučut. Čučut?
No? Хорошо. Il cordiale guardiano della stazione non parlava bene in russo, sembrava quasi farfugliare ed era veramente difficile capire quello che diceva. Ma era senz'altro, senza alcun dubbio, senza alcun ombra di incertezza, intenzionato ad invitarci all'interno del suo stanzino, dove passava chissà quante ore al giorno ad annoiarsi, ad aspettare la pensione. E chi sono io per negare un po' di sano intrattenimento ad un gioviale guardiano ferroviario del Caucaso orientale? Oh, è tappo, è tappo. Можно в ваш кабинет? Можно войти, да? No, no. Oh, oh, это сульбуни сир? No, oh, грузинский сир, все равно, да. E non solo sembrava ci volesse offrire un bicchierino, ma ci stava anche offrendo del cibo. Che carino. Oh, voce moglie. Wow, l'ospitalità georgiana, l'ospitalità delle guardie delle stazioni dei treni georgiane. Wow, ed ecco, oh, età, vada, niente. Ciao, oh, ciao, io никогда не попробовал чача. Un orario perfetto per un classico aperitivo georgiano a base di ciaccia, ovvero vodka georgiana. Una pagnotta di pane dal diametro di 40 cm e un po' di sano formaggio proveniente dai monti caucasici. Oh. Он не пьет, он сказал, что он пьет. О, боже мой, не-не-не-не. А, не-не, давай разделимся, я не могу так много. Осторожно. Вы будете? Il fatto che il nostro nuovo amico fosse ubriaco l'avevo già intuito dall'alito, ma ciò non precludeva la sua cordialità nell'interagire con noi. Oh, boy, boy. Lovlo, italiano. Italia? Ah, mi любите Italia? Fai il tamo verde. Italia. Celentano. Celentano. Da, a italianze приходят посмотреть Сталина? Итальянцы, иностранцы, нет? Никогда никто? Англичане. А, и вы разрешите? Посмотрите, да? За 5 лари. Vista la rapidità con la quale abbiamo fatto amicizia con il guardiano della stazione di Gori, o meglio, la rapidità con cui il guardiano della stazione di Gori ha fatto amicizia con noi, ne abbiamo approfittato per approfondire il discorso su quello che gli abitanti di Gori, ovvero i goriandoli, pensano di Stalin. Pamięnik Stalin skolka liet? Skolka liet mu? Много лет. Значит, а где он был? Он всегда был здесь? Да, всегда был. А когда закрыли зал ожидания? Много лет. Значит, она была открыта, чтобы люди могли посмотреть и ждать поезда, а потом закрыли. И чтобы сохранять, ну, надо сохранять. Я сохраню. Ага. И есть люди, которые хотят демонтировать? Да. Да, ладно. Хотят демонтировать. Есть люди, которые не любят Сталина здесь. Да, не любят. Но вы любите. Да, я живу. А большинство людей в горе любят Сталина. Уважают, можно так сказать. Уважают, да. Хорошо. Я уважаю. Здесь родился. Avremmo passato ore, mesi, anni, lustri a conversare con il cordiale guardiano della stazione di Gori, ma il dovere chiamava. Visitare la prima statua di Stalin della giornata era stata decisamente un'esperienza interessante, ma avremmo dovuto dirigerci verso la statua di Stalin più grande al mondo. Davide. Ah. Спасибо за все. Мы гуляем по горе. Che incontri fantastici che si possono fare in stazioni del genere qui a Gori. Ma adesso è arrivato il momento di proseguire con la nostra missione alla scoperta di Gori. Ed è arrivato il momento di proseguire verso la statua di Stalin più grande del mondo. Allora, друг, на фандис. Arrivederci. Ciao. Ciao, ciao. Ni один немец сюда не пустили. Oh, ma che bella! Oh, attenzione, sento la ciaccia che comincia a fare effetto. Ma che bella città che è Gori, vero? Questa è la piazza principale, questo è l'incrocio principale.
dell'intera città di Gori. Ma voi ci vivreste qui nella cinqua, no, come si dice? Nella quinta città più grande della Georgia per popolazione. E di Gori quello è proprio il municipio. E proprio di fronte al municipio, circa fino a, non lo so, 15 anni fa, si trovava la statua di Stalin più grande di tutto il mondo. Che, indovinate un po', sorry man, è proprio la statua di Stalin che vogliamo andare a visitare e che vogliamo andare a vedere entro la fine della giornata. Quello che è successo è che questa statua qui si trovava proprio qui in centro città, la statua in questione, fino a 15 anni fa. E dopo, in seguito alla guerra georgio-russa del 2008, questa statua è stata spostata in questa location della periferia della città dove si trova tutt'oggi. Wow, e pensate che fino a 15 anni fa questa statua si trovava proprio qui, sulla via principale di Gori. E volete sapere come si chiama la via principale di Gori? Guardate un po' qua. Stalin Avenue, viale Stalin. Tuttora nel 2023 stiamo passeggiando per viale Stalin. È come se a Roma ci fosse, che so, tipo un viale Mussolini. Ok, a quanto pare questo edificio qui è il museo ufficiale intitolato a Joseph Stalin, Beppe Stalin. Chi l'avrebbe mai detto che potevamo trovare, che avremmo potuto trovare un museo intitolato a Joseph Stalin nella sua città natale? E proprio di fronte al museo intitolato a Joseph Stalin c'è la seconda statua di Lenin, sorry, Stalin, che andiamo a trovare quest'oggi. Guardate un po' qui. Vedete che è in marmo bianco, esattamente uguale a quella che abbiamo trovato alla railway station di Gori. E è proprio qui, di fronte al museo civico di Stalin, cominciano già addirittura ad intravedersi i primi turisti occidentali. Guardate un po', questo evidenzi, questo con la maglia da evidenziatore giallo. Proprio perché non siamo in Yakutia, non siamo a Oymyakon, qui a Gori la gente ci viene. La città di Gori è una destinazione turistica proprio per questo motivo qui. Il museo ufficiale di Joseph Stalin, l'unico al mondo. E proprio a 50 metri dal museo civico di Joseph Stalin, guardate un po' qui, cominciano le bancarelle con i vari souvenir che si possono trovare qui nella città di Gori. Magliette con l'effigie di Joseph Stalin qui, magliette con ancora dedicate a Joseph Stalin, calzetti, Gamarjoba, calzetti dedicati a Joseph Stalin. E vedete che potete eta Joseph Stalin Maladoi. Oh, guardate, ci sono pure eta sto magnet, ci sono pure dei magneti con la figura di Joseph Stalin da giovane, da ragazzo, qui dove assomiglia un po' ad Alvaro Soler e qui alle elementari. Wow, ci sono pure dei busti e dei cappelli con Joseph Stalin. Vedete che c'è scritto sia in georgiano e in russo Gasudarsvenne Dom Musei Iosif Vissarionovich Stalina, museo statale intitolato a Iosif Vissarionovich Stalin. Beh, che dire, benvenuti. Gamarjoba, can I have two tickets please? Tu? Didi Malloba, Didi Malloba. Il costo del biglietto è di 15 lari a persona, 5 euro necessari per avere a disposizione 6 sale di un'esposizione principale che raccoglie numerosissimi oggetti collegati a Stalin, inclusi alcuni che appartenevano a Stalin stesso. All'interno del museo si trovano i mobili dell'ufficio di Stalin, si trovano alcuni oggetti di suo uso quotidiano e ci sono anche dei doni che Stalin aveva ricevuto nel corso del suo segretariato. Vengono anche esposte le principali vicende storiche di Stalin attraverso documenti ufficiali, fotografie e articoli di giornale. Oh, guardate che mandria di turisti che vengono qui. Voi non mi credevate, vero, quando ho detto che Gori è una
è una città turistica, invece vengono tutti qui ad osservare il museo ufficiale di Stalin. Questa è, ormai sto perdendo il conto, questa è la terza statua di Stalin che andiamo a vedere quest'oggi. Ci sono addirittura delle guide gratuite che ogni 30 minuti si danno il cambio per fornire spiegazioni ai turisti in tre lingue: russo, georgiano e inglese. E la sensazione è quasi grottesca, perché l'esposizione cerca di mantenere un tono neutrale, ma dà l'aria di far parte di quel classico stile di propaganda sovietica che aveva avuto i suoi albori proprio negli anni di Stalin. E la cosa interessante al museo di Stalin è che la narrativa cambia a seconda della guida che ti metti ad ascoltare. C'erano guide georgiane, magari più avanti con l'età, che si guardavano bene dal parlar male di Stalin, addirittura tra lo elogiavano, ma c'erano anche ragazzi più giovani che magari facevano l'esposizione in inglese, che ponevano l'accento molto di più sul carattere da tiranno del loro concittadino. Ok, questo potrebbe essere ufficialmente il museo più strano che abbia mai visto e che abbia mai visitato in vita mia. È pieno di questi ritratti o queste gigantografie di Joseph Stalin, e fa ridere il fatto che, nonostante che siamo nella Georgia più rurale che ci sia, è pieno di comitive di turiste dall'estero che sono venute a visitare questo museo qui. Vedete che ci sono dei gruppi guidati, penso che fra un po' c'era un gruppo in georgiano e uno in inglese, quindi secondo me fra poco proverò ad intrufolarmi in uno di questi tour, giusto per vedere se posso reperire qualche informazione in più. Però dai, che chic, ci sono pure questi tappeti con l'effigie di Joseph Stalin. Wow, immaginate avere qualcosa del genere sul muro di casa, vero? È come se questo museo fosse pieno di sale intere con queste raffigurazioni di Stalin. Ci sono pure dei mezzi busti. Questo è sempre Stalin, questo è un affresco con Joseph Stalin, questo è Stalin da giovane, questo è Stalin che ci prova con delle donzelle da qualche parte a Mosca, questo è Stalin che abbraccia una bambina russa proprio di fronte al Cremlino. Wow, ma dove sono capitato? Guardate, su questo tappeto è addirittura raffigurato Joseph Stalin che si fuma la pipa mentre conversa allegramente con questo signore qui, che sicuramente l'avete riconosciuto anche voi. Si tratta di Vladimir Lenin, e la descrizione qui dice: Lenin e Stalin a Gorki, che era il nome sovietico della città russa di Nizhny Novgorod. Sorry? Per mantenere le apparenze, le babushke, addette ai lavori all'interno del museo, proibiscono categoricamente ogni tipo di ripresa videografica. All'inizio pensavo che facessero così solo per fare atmosfera, per far sembrare il tutto più credibile, ricordando le restrizioni alla libertà personale poste in essere dai servizi segreti sovietici, ovvero il KFC e KGB. Ma poi, visto che hanno addirittura minacciato di chiamare la polizia nel caso in cui non avessi smesso di filmare, ho fatto un po' quello che avrebbero fatto tutti in questa situazione, ovvero ho continuato a filmare ma a voce più bassa e avendo ben cura che non mi sgamassero. E in questa sala invece devo parlare a voce bassa perché sono stato appena redarguito per il fatto che a quanto pare qui non è possibile fare video, ma solamente è concesso fare foto. E continuano anche così gli affreschi con questo dipinto che raffigura Stalin nella propria tomba, o meglio all'interno della propria bara, forse dovrei dire. Questo dipinto è stato realizzato da Zaparidze nel 1953, e invece guardate un po', avete presente la maschera di Agamennone trovata da qualche parte in Grecia? Qui nel bel mezzo della Georgia più rurale che ci sia trovate una maschera di bronzo proprio di lui, di Joseph Stalin.
Non ho mai compreso il perché alcuni musei dei paesi post-sovietici non consentano riprese all'interno dei loro spazi. Una decisione chiaramente controproducente, ma chi sono io, in fin dei conti, per giudicare l'operato del marketing manager del comune di Gori? Al termine della nostra visita al museo, ho rincontrato Artyom, il quale ho con molto piacere beccato mentre stava cercando di rendersi utile nella nostra missione verso la statua di Stalin più grande al mondo, cercando di reperire informazioni. Tamar Joba. Italistan. Oris Tatarstana, ja iz Italistana. Me pasmatreli pamenik Stalinu v vagzalie. Da. Второй есть третий. Большой, знаете, куда, где находится? Sembravamo essere sulla strada giusta. Avevamo incontrato un bravo uomo che sembrava essere a conoscenza delle coordinate della statua che ci interessava. Из Нового Зеландии был корреспондент. Вот это, во, посмотри. Oh, wow. Quindi questo. Это вы? Это я. Это корреспондент, который короткометражный фильм снимал. Он нанимал генерала, как Сталина, видишь? Это как копия Сталина, окей. Le cose sembravano volgere per il meglio, ma poi ad un certo punto ci ha sparato una cifra assurda per coprire quelli che alla fine erano, a detta sua, solo 10 chilometri che ci separavano dalla statua di Stalin dalla posizione non ben precisata. Non potevo lasciare che il vile denaro potesse diventare un ostacolo frapponentesi fra noi e la posta in palio, per cui decidemmo di trovare semplicemente un altro tassista. E nel bel mezzo del cammin della nostra visita a Gori trovammo pure un bambino con la maglia di Kvaratskhelia. Kvaratskhelia? Oh, forza Napoli! Wow! Anche tutti fino a Napoli. Forza Napoli. Oh, oh, oh. Ah, sto, cosa è successo? What happened? Sto succedendo? Football? Football? Playing football? Ah, ok, ok, ok. Kvaratskhelia, forza Napoli, vai così, ciao. Allora, praticamente quello che è successo è che il tizio che avrebbe dovuto portarci a... salto in lungo! Il tizio che avrebbe dovuto portarci alla statua di Stalin si è tirato indietro, o meglio, siamo noi che ci siamo tirati indietro tecnicamente. A quanto pare le coordinate di sto posto sono a 10 km da qui, in un villaggio a 10 km da Gori, e sto tizio si è messo a chiedere 100 lari, che sono un'enormità, quindi noi ci siamo tirati indietro, lui se l'è presa e abbiamo finito con il litigare, wow. Quindi quello che stiamo facendo adesso è cercare un altro taxi che ci possa portare fino al posto dove possiamo vedere, dove possiamo trovare la statua di Stalin. Quello che dobbiamo trovare è un taxi del genere. Immaginate che figo che sarebbe andare con una Lada Giguli del genere, magari con le ruote non forate. A questo punto della nostra missione, un tassista l'abbiamo anche trovato, senza troppi problemi. Ma come sanno i miei cordiali telespettatori, questo non è per forza un canale incentrato su storia o politica, è bensì il canale numero uno in Italia nella categoria nerd geografici. A noi interessa tutto ciò che riguarda la geografia, mappe fisiche, mappe politiche, exclavi, enclavi, confini, fatti curiosi. E chi più ne ha, più ne metta. E il caso voleva che a Gori fossi vicino come non mai ad uno stato indipendentista non riconosciuto dalle Nazioni Unite. Una combinazione di parole che per gente come noi assume una connotazione quasi orgasmica. Per cui sapevo benissimo che non potevo lasciarmi sfuggire questa occasione. Ergneti? Ergneti, мы хотим. Можно? Посмотреть... увидеть просто хотя бы вот эту границу, поняли о чем мы? La città di Gori si trova solo ad una manciata di chilometri da quello che è il confine effettivo fra Georgia e Ossetia del Sud, una regione che de jure fa parte della Georgia, ma che de facto è uno stato a parte, autoproclamatosi indipendente nel 2008, ma che alla fine di indipendente ha ben poco, considerando che è supportato in ogni ambito della vita sociopolitica ed economica
dalla Russia. Al di là di tutti i discorsi politici, l'Ossezia e la regione dall'analogo status sociopolitico, ovvero l'Abkhazia, sono due regioni che mi hanno affascinato da sempre, proprio all'idea di persone che, in seguito a varie vicissitudini, nel 2023 si ritrovano ancora a vivere in un limbo, con dei passaporti che consentono loro di viaggiare solo nei paesi in cui questi passaporti vengono riconosciuti, ovvero Siria, Venezuela, Nauru, Russia e Nicaragua. Сколько будет 30 минут, наверное? Да, да, 30 минут. 30 минут, да. Ну, meni спешим. Ho deciso di fare un piccolo detour. Allora, noi abbiamo chiamato il taxi per andare verso la statua di Stalin, ma poi, conscio del fatto che, come vi ho detto prima, noi siamo veramente vicini al confine con l'Ossetia del Sud, ho pensato bene di fare qualcosa di molto interessante, ovvero ho chiesto al tassista di portarci fino a questo villaggio che si chiama Ergneti, che si trova tipo a 10 minuti a piedi dalla capitale dello stato separatista dell'Ossetia del Sud. Adesso il confine noi non potremo attraversarlo, semplicemente perché non vi è modo, ci sono i militari russi così, ci sono gli snipers che sparano a vista. Però quello che vorrei fare, se ci riesce, è magari trovare un posto dove possiamo guardare oltre il confine e andare così a vedere l'Ossetia del Sud da questa parte, vedere Tsinkvali, che è la capitale dell'Ossetia del Sud, da questa parte, e dopo possiamo continuare per andare a finire il video dove c'è la statua di Stalin. L'ultimo atto della guerra fra georgiani e osseti, supportati dai russi, ha avuto luogo nel 2008 e ha portato all'espulsione di numerosi abitanti di etnia georgiana da quello che è il territorio dell'Ossetia del Sud. Beginze здесь. О, Beginze из Самочабло? Самочабло. Ah, ok. Потому что мы рядом сейчас, да? Ma sebbene azioni militari non ce ne siano state negli ultimi 15 anni, la zona immediatamente attaccata al confine rimane, a detta di tutti, assolutamente da evitare. Si dice infatti che gli osseti o i russi cerchino ogni anno di spostare la linea di confine a loro favore, con i principali canali di informazione di stato georgiani che parlano ogni tanto di sequestri a danni di cittadini georgiani che vivono nei villaggi attorno alla linea di demarcazione. Who's doing the kidnapping? Is it Georgians doing the kidnapping or Ossetians? It might be Russians or South Ossetians himself. We might kidnap people, for example, on this border. Ok, ho appena ricevuto un'informazione della quale non sono contento al 100%. Praticamente l'idea di andare fino al confine con l'Ossetia del Sud è stata mia, però Artyom mi sta dicendo che a quanto pare ogni tanto salta fuori la notizia, esce fuori la notizia che alcuni georgiani vengono rapiti, vengono sequestrati al confine con l'Ossetia del Sud dai russi. This area fully depends on Russia economically, yeah? There is no any tourists, there is no any economical activity. Так что у них денег нету, и поэтому они делают kidnapping людей, чтобы получить деньги от кого? Exactly, from your relatives, from your friends, from your familiars, I don't know from who. Wow, ma vi immaginate? Wow, quasi quasi spero che succeda in modo tale da poter chiamare questo video "sono stato rapito nell'Ossetia del Sud". Wow. In ogni caso dubito che il governo italiano verrebbe a salvarmi, quindi boh, non lo so, sono un po' preoccupato adesso. Artyom здесь говорит, что там может быть опасно. Опасно? Почему? Русский солдат стали. Но вы знаете, где будет безопасно. Просто я не хочу сталкиваться с этим российским солдатом. Там могут похитить. Украсть человека. Украсть, да. Могут человека украсть. Però cavolo, man mano che ci avviciniamo al confine, veramente il paesaggio si sta facendo sempre più desolato. Stiamo attraversando delle zone che sono sempre più sottosviluppate, semplicemente perché veramente 15 anni fa, o meglio fino a 15 anni fa, qua c'erano i bombardamenti. Siamo tipo adesso a 3 km della linea del confine. Abbiamo chiesto al tassista di portarci in questo villaggio qui che si trova proprio sul confine. E si vede veramente che la gente qui vive
Di certo non nelle condizioni in cui la gente vive a Tbilisi, di certo non nelle condizioni in cui la gente vive a Gori, ma semplicemente qui la gente vive come rifugiati di guerra, perché la maggior parte della popolazione qui è rifugiata di guerra, che dall'Ossetia del Sud non riteneva che fosse giusto spostarsi di centinaia di chilometri verso Tbilisi e semplicemente si sono stabiliti nel primo lembo di terra disponibile controllato dallo Stato georgiano, oltre quello che è de facto il confine fra Ossetia del Sud e Georgia. Allora, siamo arrivati all'ultimo villaggio della Georgia e sicuramente voi non riuscirete a vedere Tskhinvali da qui, ma noi ad occhio nudo ce la facciamo. Praticamente lì in fondo, dove cominciano ad erigersi, ci sono delle case tipo già di 4-5 piani e quella è Tskhinvali. C'era Artyom che mi diceva che riesce pure a vedere una base dell'esercito russo. Ai tempi dell'Unione Sovietica questa strada era una strada importante semplicemente perché da Gori portava verso nord attraverso le montagne dell'Ossetia del Sud e attraversava il confine per entrare in Ossetia del Nord, che è da sempre appartenuta alla Russia. Quindi per di qua passavano un sacco di macchine che ogni giorno facevano o avanti e indietro fra Gori e Vladikavkaz, o macchine che semplicemente partivano da Gori per partire per lunghi viaggi per andare verso Mosca, San Pietroburgo o perché no Murmansk. Ma vi immaginate fare un viaggio da Gori a Murmansk? E invece adesso, considerando che la strada finisce proprio lì, da qui a 300 metri dove c'è il posto di blocco della polizia georgiana, questa strada ormai è in disuso, semplicemente perché questa è una dead end, la strada finisce qui e ovviamente le condizioni della strada sono quelle che sono, semplicemente perché non ha senso che questa strada venga mantenuta, considerando che viene usata solamente dagli abitanti di questo villaggio. Ma in ogni caso posso dire di essere riuscito a far felice quel piccolo nerd geografico che si trova all'interno di ognuno di noi, arrivando proprio alla fine del pezzo di strada controllato dalla polizia georgiana. Ero arrivato al confine, a parlarci con la polizia non ci sono andato per evitare problemi, ma da lontano potevo vedere come ci fosse questo gigantesco accampamento di una miriade di container abitativi con una sbarra all'entrata di tale accampamento con un grosso segnale di stop. Dietro di noi c'è proprio il posto di blocco della polizia georgiana, che è un posto di blocco molto più pesante rispetto a quello che c'è fra Georgia e Abkhazia. Diciamo che la tensione è un po' alta. In effetti non sono mai stato così nervoso nel filmare come lo ero fino a due minuti fa, perché noi praticamente ci stavamo avvicinando a questo posto di blocco qui e è uscito un poliziotto che ha cominciato a scrutarci da lontano, è uscito un secondo poliziotto e praticamente noi continuavamo ad avvicinarci, però c'era anche Artyom che ha cominciato a fare delle foto a Tskhinvali. Te sto fotografi e stai lì a Tskhinvali? Video, ok. Если ты можешь послать, я хочу их посмотреть. Praticamente Artyom si è messo a filmare la città oltre al confine di Tskhinvali, che era tipo lì a 500 metri, nonostante ci fossero i poliziotti che lo guardavano. Wow. E dopo la nostra scorrazzata lungo la linea di confine fra Georgia e Ossetia del Sud, era giunta l'ora di supplicare il nostro tassista di portarci verso l'obiettivo ultimo per questa missione. Ciao Ossetia del Sud, ciao. Ciao Samachablo, ciao. E ciao galline, ciao. Ну, Самачабло было интересно, а сейчас ты знаешь мы куда? Куда? К последнему памятнику Сталину. Мы будем его посмотреть, anche se sta per calare il sole, quindi non abbiamo molto tempo. Sta per calare il sole e fa buio, anche complice il fatto che il cielo ormai è ricoperto da questo strato pumbleo grigio abbastanza spesso di nuvole proprio sopra i cieli della provincia di Gori. E adesso, mentre stiamo sorpassando questo camioncino qui, ci stiamo avvicinando all'ultima statua di Lenin della giornata. Come da tradizione, come accade spesso nei miei video, il tassista non aveva la più pallida idea di dove ci stesse portando.
Oh wow, siamo in macchina da tipo mezz'ora. Abbiamo lasciato la zona di confine mezz'ora fa e sto tizio ci ha detto che lo sa dov'è questa statua di Stalin e ci sta portando fin là. Però boh, abbiamo preso queste stradine di campagna veramente che sembra non finire mai e il sole sta pure per tramontare, quindi spero vivamente di arrivarci prima o poi a questa statua di Stalin, e spero di arrivarci più prima che poi. Sembrava quasi che stessimo andando a tentativi. Oh, ma dove cavolo l'hanno messo sto Stalin? Oh, piove. In prima istanza il nostro tassista ci ha portato in dei campi sperduti che facevano invidia alla campagna di Arzergrande. Ma dove cavolo ci sta portando sto tizio? Stiamo andando in mezzo ai campi. Spero che non ci siano vipere. Oh wow. On gdietas dies? Stalin does not beat gdietas dies? A quanto pare Stalin dal centro città di Gori l'hanno spostato dove ci sono tutte queste macchine rottamate. Ma no, non dirmi che stiamo per fallire nella nostra missione. Era evidente che della statua di Stalin non ci fosse nemmeno l'ombra, per cui siamo andati a chiedere lumi al personale dell'area industriale in cui ci trovavamo. Le cose che non si fanno quando sei un esploratore del decadentismo post-sovietico. Proviamo a chiedere a qualcuno. Vediamo, ci sono dei gentiluomini che ci stanno guardando proprio adesso. Proviamo a chiedere a loro. Gamar Joba, Stalin, Stalin, Stalin Square? Stalin statue, they said that there's a statue of Stalin. L'intero staff di questa carrozzeria nella provincia di Gori sembrava pronto ad aiutarci, che carini, ma purtroppo invano. Ah, Ziggy, do you know? I don't know. You don't know? Here no. Who can we ask? Stalin statue? Do you know? Gori. Come Gori? Nessuno sembrava sapere dove fosse stata trasferita la statua di Stalin. Il nostro tassista ci aveva portato qui perché a sua detta era proprio questa carrozzeria all'interno della quale si trovava la statua di Stalin fino a qualche anno fa, ma nessuno sembrava in grado di rintracciare i suoi spostamenti da qualche anno a questa parte. Mamma mia, che disastro! Però mi piace il fatto che tutti qui si stiano adoperando per aiutarci a trovare questa benedetta statua di Stalin. Gamar Joba, sono in videochiamata. Non lo so, avremmo parlato con 15 persone diverse. Abbiamo provato a chiedere al custode della carrozzeria. Abbiamo provato ad entrare in una rosticceria a caso. E abbiamo perfino mostrato l'unica fotografia che avevo trovato su internet di questo Stalin ad un cugino di una commessa del luogo in videochiamata. Celeba 20 km. 20? 20? Ma sembrava proprio che questo Stalin non sapesse da fare. La maggior parte della gente non aveva idea di dove si potesse trovare, e invece chi un'idea ce l'aveva aveva opinioni contrastanti sulla sua locazione effettiva, per cui ci fornivano delle piste che semplicemente non ritenevamo fosse saggio seguire. E così, con il rammarico più sommo nella storia di tutti i rammarichi, mi vidi costretto a fare una cosa che per fortuna non mi capita poi tanto spesso. Dovetti dichiarare questa missione un fallimento. Mi sa che dobbiamo rinunciare forse, bro. Il sole, I think we should call it quits. I mean, the sun is about to set. I gotta go back to Tbilisi. I've got stuff to do, you know? Non sono un esploratore di decadentismo post-sovietico full time. Quindi mi sa, visto che non l'abbiamo visto al primo tentativo, forse rinunciamo. Che peccato però. Ma per quanto riguarda i nostri sentimenti più terreni, questa era stata semplicemente una giornata in cui io mi ero divertito da matti, a partire dai simpatici guardiani di stazione Giorgiani fino alle incredibili esposizioni del museo dedicato a Stalin, passando per dei confini geografici che a noi interessano da matti. Beh, non tutte le ciambelle escono col buco e non tutti i video finiscono con
con l'andare a visitare una cavolo di statua di Stalin. Abbiamo fallito nella nostra missione. Adesso siamo qui sul ciglio dell'autostrada e ci accingiamo a fare autostop per tornare a Tbilisi. Wow, che vita! E chissà, magari per finire quello che abbiamo cominciato a Gori, prima o poi ci ritorneremo. Wow, sono riuscito a far fermare una marsciutka proprio in mezzo all'autostrada, cosa che non mi era mai riuscita prima. Vabbè, non posso nascondervi che la delusione in realtà è tanta, però vabbè, dai. Sono i rischi del mestiere, del resto. Raga, noi ci vediamo alla prossima, non so da dove. Cheers, thank you. Bye.